Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, oggi aggiornamento della mia skincare che stavate attendendo un pochino tutte. Allora, come sapete, io ci tengo a cambiare la skincare sia con la stagione, perché magari in inverno la mia pelle ha bisogno di essere un pochino più nutrita, di cose un pochino più corpose. Poi la cambio in autunno, in primavera e diciamo la ricambio ad agosto-settembre. Io ho una pelle mista. Purtroppo quella mista, come dico io, è quella più rompina, più esigente, anzi addirittura durante l'inverno cambia più volte per sbalzi ormonali e quant'altro. Quindi bisogna ascoltarci, come dico io, perché la pelle ci parla e ci dice se quello che stiamo utilizzando va bene o non va bene, perché non esiste un prodotto buono o un prodotto cattivo. Cioè, il prodotto buono è buono per te e per la tua esigenza. Il prodotto cattivo che tu valuti che non vada bene per te è semplicemente perché non hai bisogno di quel prodotto. Allora, quindi facciamo skincare insieme oggi. Io ho uno specchietto qui sotto, quindi spesso e volentieri guarderò giù e andiamo partendo dallo struccaggio. Partiamo immediatamente con l'olio della Sandawa, ragazze. Questo è sempre lui perché, cioè, io lo stramo, lo adoro. Sarà difficile una volta terminato cambiarlo, veramente. Allora, questo si applica sulla pelle con il trucco. Non dobbiamo bagnare né inumidire nulla, neanche le mani. Allora, massaggiate bene. Anche insistendo sugli occhi perché tanto non appanna e non brucia la vista. Ok, una volta che è più o meno sciolto tutto, andiamo con il paddino. Cioè, poi sa di spa. Chi mi segue anche su Instagram lo sa, io adoro. Andiamo con il paddino inumidito. Magari, ecco, se avevamo un trucco un pochino più elaborato sugli occhi, lo passiamo. Io l'ho inumidito il paddino, eh? Ok, ora possiamo andare di tensioattivo, quindi di sapone, perché ricordiamo sempre che io faccio il doppio passaggio. Quindi l'oleoso e lo schiumogeno. In questo caso sto utilizzando sempre lei della Bios, lei non l'ho cambiata, ma diciamo che non è che le cambio perché preferisco sempre dei prodotti molto delicati come struccanti e lavanti perché l'effetto che tira la pelle non mi piace assolutamente. Questa si massaggia, questa all'interno contiene, ricordo sempre, acido ialuronico e piante comunque sfiammanti e lenitive, anche perché in estate comunque con l'esposizione anche solare la pelle è molto sensibile, quindi dobbiamo comunque, anche se sembra che studiamo quant'altro, comunque la dobbiamo rispettare. Insistiamo sugli occhi che neanche questo tanto brucia o dà fastidio e ora sciacquiamo. Ok, sciacquato tutto. Ricordiamoci sempre il collo perché abbiamo un collo. Sono ripetitiva, lo so, ma ce lo scordiamo a casa. Dopodiché passiamo al tonico. Io al momento sto utilizzando questo qui che l'ho ripreso perché lo stoppo, lo riprendo, dipende. Al momento perché ho dei rossori, con il fatto che l'acido salicilico me li sfiamma da morire, quindi lo utilizzo. Dico sempre di fare una particolare attenzione quando si utilizza l'acido salicilico, che è l'unico acido che tende a seccare la pelle perché scioglie proprio il sebo, liberando il dotto, insomma. Quindi potrebbe provocare secchezza, quindi deve essere utilizzato con il cervello. Ad esempio, io lo metto la sera, di giorno no, e poi faccio caso se la mia pelle è un pochino più secca del solito, lo interrompo, utilizzo il mio che è delicato solitamente e all'occorrenza lo riprendo. Allora, dopodiché passiamo al siero. Siero l'ho cambiato, lo sapete che io vengo da quello all'oro dell'Eteria. Adesso ho preso la Dorato della Sandawa. Allora, questo fa parte della skincare coreana, questa azienda qui.
chi mi segue su Instagram già conosce tutto quanto, che è la stessa azienda dell'olietto. Allora, ha una consistenza così lattiginosa. Questo cosa fa? È molto più asciutto rispetto a quello all'olio che utilizzavo, che era un idrolipidico, e quindi per quello l'ho cambiato, perché era diventato troppo pesante per il momento. Allora, lo andiamo a tamponare, perché va tamponato in modo tale che la molecola riesca a penetrare più in profondità. Questo aiuta tantissimo le discromie della pelle, le macchie, perché contiene la camelia in tutte le formule. La camelia, l'olio di camelia, l'acqua di camelia, camelia in tutte le formule. Poi loro hanno vinto proprio il brevetto per la sua estrazione, perché hanno brevettato appunto questa estrazione per far sì che il principio attivo non venga proprio alterato, che è con l'azoto. C'è una grande ricerca dietro, poi i coreani di loro sono puntigliosi e ogni cosa che producono e fanno uscire la fanno perfetta. Quindi ottimo. In più contiene la niacinamide, ha un'azione liposomiale. I liposomi cosa fanno? Inglobano il principio attivo all'interno e lo riescono a portare come una navicella all'interno, quindi in profondità. Spero di essere stata chiara con questo esempio fantastico. Dopodiché andiamo ad applicare il contorno occhi. Allora, il contorno occhi me lo sono fatto dare da una mia amica che non gli piaceva perché lo voleva più leggero. Io adoro quelli più consistenti, ed è quello della Giada. Questo qui è quello alla vitamina C e una serie di acidi leggeri, perché va a schiarire la zona del periculare. Ha una consistenza abbastanza ricca, che a me piace moltissimo, anche perché, ragazzi, il periculare tende a seccarsi, non ha ghiandole sebacee. Ci invecchia e quindi deve essere bello idratato, in modo tale che piega spiega la ruga non si formi. Quindi ben venga se sono un pochino più ricchi. Ad esempio a questa mia amica gli piacciono in gel, poi ovviamente ognuno al suo. Io li prediligo in crema proprio perché quelli in gel mi sembra che non mi facciano nulla. Questo è il solito massaggino da effettuare, e ricordiamo sempre che il contorno occhi va anche sul contorno labbra, perché la pelle è fina 0,5 come il contorno occhi, per non avere l'antipatico codice a barra. Poi sto utilizzando la DN Repair dell'Eseria. DN Repair ha una formulazione, è liquidissima, cioè meravigliosa, è leggera leggera. Allora, sembra leggera, ma dà alla pelle tutto. Io addirittura l'ho consigliata per una pelle molto molto disidratata, che addirittura si stavano spellando, perché la DN ti rigenera la pelle, lavora in profondità, ottima in estate perché ti aiuta, ti protegge la pelle dai raggi UV. Per me è meravigliosa. Poi contiene anche delle piante sfiammanti come la melissa, la camomilla. Quindi anche per chi soffre di rossori, è meravigliosa. In più contiene la niacinamide, che è ottima sia come sebo riequilibrante, che va a lenire e a riparare la barriera cutanea. Quindi, ragazzi, ottima, lavora anche tantissimo sulla grana e va a ricompattare proprio. Meravigliosa. In più la DN Repair contiene, ovviamente, perché sapete che io non utilizzo crema o siero che non contenga acido ialuronico. In più questa in particolare ha quello a tre pesi molecolari, in modo tale che riesce a penetrare in profondità. Quindi la mia skincare del momento aggiornata è questa qui. Poi vi farò sapere se utilizzerò qualche altra cosa di nuovo che andrò ad integrare, oppure a cambiare appunto con la stagione o con le mie esigenze. Vi ringrazio di essere state con me. Qualsiasi cosa scrivetemi. Un bacione e grazie a tutti.